you. Mm -hmm. Buongiorno a tutti e bentrovati sulle frequenze radio e video di RBA. Io sono Francesco Piperi e vi do il benvenuto alla puntata numero 9 di Almeno due pagine al giorno, il nostro appuntamento settimanale con i libri e le storie per perdersi e ritrovarsi. Ringrazio anche questa settimana Matteo Crespo che cura la parte tecnica, Michele Comba per la regia video e Alessio Lerda per la ricerca dei brani musicali. San, la sigla di Almeno due pagine al giorno, è stata realizzata da Adriano Viterbini queste sono le coordinate per ascoltare RBE, sempre in streaming sul sito rbe.it in radio FM 8780 provincia di Torino, 8760 Val Germanasca 88 Val Chisone, 9660 provincia di Cuneo, 9150 provincia di Imperia, 10110 Val Bormida, in tv sul canale 87 del digitale terrestre nelle province di Torino Cuneo e Asti e nel formato digitale DAB in Piemonte, nelle province di Torino e Cuneo e in Liguria nelle province di Savona e Genova. Vi ricordo che in coda alla puntata ci sarà la rubrica bisettimanale di suggerimenti librari: almeno tre libri alla settimana, a cura della Libreria di Binaria Centro Commensale. E buon pomeriggio a Stefano Frassetto in collegamento con noi. Ciao, Stefano! Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori Allora Stefano intanto grazie per aver accettato il nostro invito grazie per essere approdato in tv a raccontarci un po' il tuo lavoro eh, di ehm, vignettista, disegnatore e insomma scopriremo tra poco le tante cose che Stefano Frassetto mh, eh, realizza intanto voglio inquadrare come facciamo sempre a inizio trasmissione Stefano Frassetto ai nostri spettatori ai nostri ascoltatori Stefano Frassetto è nato a Torino ha una lunghissima serie di collaborazioni eh, con il Nostro Tempo con l'agenzia stampa Gruppo Abele con Avvenire, con il Reverber con le Olimpiadi Torino del 2006 con la Ferrero con la Tour in Marathon con il quotidiano Liberation ehm, di Parigi, ancora in corso no? questa collaborazione Stefano giusto? Sì, sì, sì. e con ehm, il quotidiano La Stampa e il Supplemento Tutto Libri e fumettista per il quotidiano 20 minuti um, um, della Svizzera, il quotidiano Le Temps Sempre della Svizzera, fumettista per l'agenda Comics creatore, sceneggiatore e disegnatore della serie animata di 20 puntate fuori onda prodotta da, dalla radio televisione svizzera e eh, il sito frassetto.net, il sito di riferimento per i ritratti. Insomma, Steve Frassetto ha realizzato innanzitutto questo 35 metri quadri di Diot in condominio un bel po' di anni fa, ma in realtà il libro su cui noi questa settimana soffermiamo la nostra attenzione è 35 metri quadri, 2012-2022, 10 anni di inettitudine uscito per Amazon e in realtà è la raccolta di 10 anni di, uh, di strisce um, che, uh, come scrive um, uh, Silver, nella prefazione dico bene Stefano no? e eh, come dire, la quintessenza diciamo del fumetto no? e tu vieni definito da Silver l'inventore tra l'altro di Lupo Alberto diciamo le cose come stanno sei uno strippettaro di razza di quelli che se fosse cresciuto nel Lower East Side di Manhattan si sarebbe sicuramente ritagliato il suo angolo di celebrità tra le pagine di un New Yorker o di un qualche quotidiano insomma strippettaro di razza detto da Silver credo che sia un endorsement e un complimento notevole, Stefano, no? Sì, ma guarda, eh, anche nelle occasioni che ho avuto di incontrarlo, anche ovviamente gli ho sempre dimostrato la mia riconoscenza, perché eh, <ride> le sue strisce sono tra le prime note, a parte la riconoscenza per questa prefazione, ma eh, le strisce che ho iniziato a leggere da piccolo, da, da bambino, erano le sue, insomma, erano... Lupo Alberto su Eureka, che, che era un mensile di, di fumetti che raccoglieva soprattutto strisce, autori americani -italiani. e italiani. E quindi lui è stato molto gentile, poi gli ho chiesto se nel caso avessi fatto una raccolta era disposto a, a, a fare questa introduzione, e, insomma dopo una lunga battaglia con la sua proverbiale pigrizia, è stato, <ride> è stato, molto, no, è stato molto gentile, mi ha scritto questa introduzione. Allora, Stefano, tra poco parleremo anche dei personaggi di 35 metri quadri, ma intanto per inquadrare, così come fa Silver nell'introduzione, eh, la striscia, anche per i non eh, addetti sì. ai lavori, compreso diciamo il sottoscritto, no? sì. Silver scrive che se parliamo di storia del fumetto, non possiamo prescindere dalla striscia, la primordiale forma di fumetto con cui si sia cimentato l'uomo, come il cinema muto per la cinematografia. E la striscia rimane nell'immaginario collettivo l'emblema di tutto ciò che si definisce fumetto. Insomma, tu insomma, hai preso in mano come dire, lo strumento eh, fondamentale, diciamo, del, del disegnatore, no? o sì. meglio, aggiungo un elemento. Perché scegli di disegnare soprattutto strisce? Eh. Allora, eh, ma, allora la striscia, eh, come si dice l'introduzione, in è il linguaggio fondamentale, perché eh, il, fumetto, eh, il fumetto è nato sotto forma di striscia. Uh, veicolato ai quotidiani, quindi qua parliamo di fine 800, primi 900, per cui non, non esisteva il fumetto nelle librerie, non esisteva il fumetto nelle edicole, credo che allora non esistessero forse neanche le edicole nel <ride> fine 800, <ride> ma uh, <ride> diciamo il formato era quello e quindi il, diciamo, il, uh, dire che il fumetto è nato con la striscia è um, sotto un punto di vista tecnico è esatto. Dopodiché, eh, nell'evoluzione che ha avuto la striscia, eh, si è poi suddivisa, diciamo, ha preso due strade, c'era la striscia umoristica e la striscia invece, un po' più seria, dedicata all'avventura. Per cui in tutti i primi anni del Novecento, fino, fino all'epoca d'oro della striscia, che ahimè possiamo dire che è un po' terminata perché era molto molto legata alla vita dei quotidiani. Quindi quotidiani di carta stampata, quindi insomma con la crisi del, della carta stampata la striscia ne ha risentito soprattutto negli Stati Uniti che è la vera e propria patria di, di questo tipo di fumetto. E ho preso questa strada perché eh, sono sempre stato più interessato al, all'aspetto umoristico del fumetto. Ehm, se vogliamo fare un paragone con ecco, la, la striscia... De, de, è un po' come una, una cosa da centometrista, mentre il fumetto, quello che conosciamo in libro, in volume, tipo Graphic Novel, è più una cosa da maratonetti: ecco, cambiano proprio la striscia. È, insomma, deve avere un buon scatto alla partenza, è un buon arrivo al traguardo che è molto veloce. Eh, la maratona richiede invece più resistenza fisica ma eh, infatti a proposito come... di scatti di metafore diciamo eh, eh, da, da, da Atletica Leggera insomma, le tue strisce hanno uno scatto notevole insomma viene anche riconosciuto da Silver che come se dentro una striscia ci deve essere una forte sceneggiatura e anche la, una caratterizzazione ben precisa dei personaggi tu questi elementi eh, se, detto da Silver voglio dire no? io poi sono un lettore come dire eh, come tanti eh, che riconosco anche come dire, il tuo talento anche nell'ironia del racconto ma il, lo scatto delle tue strisce è, 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 è notevole e si coglie, insomma, lo, lo vedremo anche leggendo alcune strisce questo pomeriggio. Intanto voglio aggiungere per i nostri mh, spettatori e ascoltatori che eh, oggi con, con Stefano Frassetto noi ragioneremo e mh, leggeremo anche le sue di strisce di fumetto, ma mh, parleremo anche di, di molto altro: parleremo di letteratura, di libri eh, particolarmente mh, importanti per, diciamo, per la fase di Steven. Letti in quest'ultimo periodo. Ma intanto per tornare ai 35 metri quadri, a questi 10 anni di, di inettitudine, Stefano, insomma, eh, i personaggi che sono dentro le, le, le tue strisce sono Edoardo, uno studente universitario fuoricorso, Pedro, nulla facente con un passato in televisione e che è un nulla facente da competizione, da Olimpiadi a proposito di, di atletica, no? C'è Paolo, il fratello pro, di Pedro, professore di liceo, c'è, come dicevi anche fuori. Rionda, il tuo preferito che è Filippo Tarino, celebrità sì. del grande fratello, più altri personaggi, Peppe Sola, agente dei VIP, la vicina di casa Emma, Vito Ferro, killer della criminalità organizzata, Luis Guzman, narcotrafficante internazionale, più tutta una serie di, di personaggi che poi si sono aggiunti nel corso di, sì. questo, di questo decennio. E, mh, Partiamo dal tuo preferito in realtà perché eh, tu dici che Filippo è il, il tuo preferito celebrità del Grande Fratello che in realtà eh, il Grande Fratello come, ehm, come realtà televisiva e come reality show attraversa un po' tutti questi die dieci anni anche se sta vivendo non lo so, eh, forse è più una speranza la mia una fase di decadimento però, però Ma... in realtà diciamo il Grande Fratello è molto molto presente al punto da arrivare anche ed è successo anche nella realtà anche al governo diciamo sì, no? eh, come, come um, ehm, non so come ha detto stampa come influencer del, del governo in, in carica insomma perché insomma hai deciso e hai scelto di focalizzare buona parte dell'attenzione delle tue strisce su, su, sulla realtà di, del grande fratello come, real, come prodotto televisivo? Allora tra le, tra le tante attività che ho condotto nella mia esistenza c'è stata anche per Tantissimi anni per il settimana del nostro tempo, quella di critica televisiva. E per cui ogni settimana curavo una rubrica di critica televisiva molto critica. <ride> <ride> e, e, e gli anni, quelli hanno coinciso con uh, l'avvento dei reality show. E, e quindi mi sono concentrato su quell'argomento per tanto tempo perché eh, Il Grande Fratello ebbe un impatto veramente, non dico devastante però sicuramente imponente sul, sul, sulla televisione e, e ovviamente eh, analizzando anche i vari personaggi che, che partecipavano e poi anche il florilegio di, di reality che hanno seguito poi il Grande Fratello, insomma rimanevo sempre un pochino costernato eh, eh, e mi piaceva l'idea di, di, di inserire uno di questi personaggi nel, nelle strisce. È, negli anni si è un po' evoluto, non, diciamo, non a livello intellettuale, perché rimane sempre con, con la capacità intellettuale di, di un fermacarti, però la, <ride> si è evoluto un po' come ruolo, eh, perché eh, non c'è solo più ecco, diciamo, la, la TV in chiaro, comunque Il Grande Fratello, anche quella. Eh, come dici tu, vive un momento forse un po' meno glorioso. Però ci sono altre situazioni eh, che, che, che l'hanno un po' sostituita, cioè pensando anche a YouTube, all'influenza, eh, a tanti ruoli simili, eh, questo, questo ruolo qua eh, insomma può essere ricoperto anche da questi personaggi che hanno un passato televisivo, per cui ho riassunto un po' tante caratteristiche in questo, in questo personaggio. Gli sono affezionato perché diciamo che è è la spalla più facile per, per creare battute allora Stefano, se tu hai come spero sotto mano il, la tua copia sì. dei dieci anni di nettitudine e prima del primo ascolto e del primo passaggio musicale, eh, io direi che possiamo provare anche a, insomma, a, a leggere almeno due strisce al giorno, no? qui leggeremo forse qualcuna in più, però sarebbe bello insomma questa cosa, eh, mi piace anche crearla al momento con te in questo momento, sì. anche suddividerci le voci, no? nel senso che adesso sì. leggeremo la, la prima prima striscia in assoluto, in realtà, no? se mi sembra sì. di capire, no? sì, del, una... del 2012, eh, sì. in cui ci sono Pedro e Edo che vanno a vivere nella casa, insomma, che è la, la loro casa, il loro appartamento. Che è una, è una catapecchia. Che è diciamo. una catapecchia, no? Una eh, per cui ovviamente, qui realizziamo in questo momento il dialogo. Tu preferisci eh, essere Pedro o Edo? Cioè io so, uh, io, che... io direi che tu potresti essere Pedro. ecco io per... stavo per dire Edo, <ride> <ride> che c'ha meno battute. Così... <ride> Sono un pessimo attore, però sei un pessimo attore, ma sei un grande disegnatore. Stim no, prego. No. Allora. va bene. Allora, chi vuoi tu? E io faccio Edo, ovviamente. Va bene, okay. Allora, eh, faccio una premessa, appunto. La prima striscia era per eh, la prima striscia fondamentale perché è quella che deve far capire più o meno intanto dove, dove saranno ambientate le seguenti, no? e quindi certo. luogo di ehm, potremmo poi fare anche un, un parallelismo tra sitcom, e, ma poi magari ci perdiamo, però eh, le sitcom vivono anche di luoghi fissi no? in cui, certo. in cui si, si, recita, si recita la puntata e quindi c'era un po' da ambientare il fatto che andassero a in questa catapecchia che è un palazzo di disperati. Tra cui ci sono tutti quei personaggi che tu elencavi prima, quindi killer della criminalità organizzata, narcotrafficanti, eccetera. Cioè. Va bene, quindi la prima striscia eh, inizia con eh, loro che vanno a casa e lui dice: Allora che te ne pare? L'ho trovato grazie a un annuncio scritto su di un muro della stazione. E senti qua la parte migliore: solo 200 euro al mese di affitto e indovina come mai così poco? Ha forse a che fare con questa sagoma di gesso tracciata dalla scientifica? ah no l'ex inquilino no no è perché manca il riscaldamento <ride> questo diciamo già la dice abbastanza a lunga sul, sul tono diciamo di questa c'è un'ironia molto molto spinta e c'è anche sarcasmo e c'è anche molta cattiveria perché insomma Pedro è uno di quei personaggi che non le manda a dire poi ovviamente eh, posso dirlo senza come dire spero non offendere i tuoi personaggi ma Pedro non è proprio un fulmine di guerra diciamo, no? no no lui è <ride> Eh, bah, è caratterizzato da, appunto, da un tanto cinismo, opportunismo, come dicevi tu prima, eh, sostanzialmente passa la vita sul divano a bere birra. Eh. Um, nel primo primi due anni eh, veniva fuori questo suo passato televisivo, lui come lavoro faceva l'ospite, faceva il caso umano nelle, <ride> esatto. nelle trasmissioni televisive, ma in più trasmissioni tipo andava a fare il miracolato che, che era uscito dal coma, poi lo truccavano un po' in un'altra trasmissione, faceva... Eh, che ne so, quello che aveva avvistato gli ufo, eh, <ride> passava da, 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 da quelle che sono termini, tipo la d'Urso, queste qua insomma a fare il caso umano, però per lo più passa il suo tempo sul divano. E in realtà sì. in alcune strisce, però lui incrocia anche Bruno Vespa, diciamo? no? Sì, ci sono, <ride> guarda, adesso le avevo selezionate perché volevo metterle al fondo del libro, tutti i personaggi reali che poi ha incrociato, e ce ne sono tanti perché c'è da. C'è Bruno Vespa, c'è a un certo punto c'era anche il compianto Gian Piero Galeazzi, perché erano finiti sull'Isola dei Famosi insieme. E poi a un certo punto Galeazzi, però, quando era senza cibo, lo stava guardando <ride> <ride> con eh, tendenze cannibaliste. E poi c'era. Eh, eh sì sì tanti tanti personaggi adesso così al polo non mi vengono in mente da riguardare però... intanto Steve le... noi recuperiamo come dire anche questa memoria perché siamo già al primo passaggio musicale perché il tempo scorre ma noi abbiamo anche da parlare di musica perché insomma ci tengo a dire ai nostri eh, ascoltatori ma anche ai nostri spettatori che Stefano Frassetto è anche un grande cultore di musica in particolare di musica degli anni Ottanta e non per niente eh, ascolteremo anche eh, musica che viene da quel decennio in questa, in questa puntata. Eh, il primo brano che andiamo ad ascoltare, proposto da Stefano Frassetto di Sting, è Englishman in New York. Englishman in New York di Sting, dall'album Nothing Like the Sun, uscito per AM Records il 13 ottobre del 1987. Questo è un brano, Stefano, diciamo tra i più famosi della sì. storia del pop, se vogliamo, almeno degli ultimi 40 anni, no? Che però, insomma, eh, ci, permette, ci permette e ti permette anche di raccontarci qualcosa eh, di, rispetto ad una figura che viene raccontata in maniera, diciamo, esplicita all'interno di sì. questa bellissima canzone, che è il di scrittore Quentin Crisp, no? Sì. E, mh, cosa ci dici intorno a questa scelta? Poi ovviamente perché Sting, perché questo album... Poi, insomma, dimmi beh, allora, tu quello che ti pare intorno a questo disco, no? Beh, questo è comunque il mio disco. Penso il mio disco preferito in assoluto, perché è veramente bello tutto. Dall'inizio alla fine, è il momento migliore di Sting. ehm... Um, e questa canzone è la più bella del disco secondo me è, non che è una delle più belle canzoni che ci siano ma <ride> che racchiude se, se tu pensi che questa canzone oltre che essere Sting che canta, testo bellissimo Quentin Crisp che viene citato che appunto di cui poi dirò due cose eh, questo pezzo a eh, Branford Marsalis al sax yeah, so. eh, il video di questa canzone favoloso, tutto in bianco e nero eh, di regia di David Fincher quindi 7, regista... Fight Club, Social Network lui, uh, Mank, a... House of Cards anche di serie televisive sì, sì. Certo. E, um, e quindi racchiude veramente una somma di, di tante cose splendide e Quentin Crisp appunto era questo dandy inglese eh, nato negli anni 20, eh, che è stato un po' un precursore anche del, come dire... Di, un, di una lotta contro l'omofobia che c'era soprattutto in Inghilterra, poi immaginiamoci negli anni 30 e 40. Ma perché poi in realtà eh, la canzone, appunto, Sting, eh, lui era un personaggio poi famoso quando si trasferì, teniamo conto che si trasferì eh, tardi, relativamente tardi negli Stati Uniti, eh, a Manhattan, perché visse comunque fino agli anni 80 in Inghilterra, mi sembra che si trasferì nell'81. Eh, a Manhattan e Sting lo, lo conobbe nel, eh, nell'86, eh, andò da lui qualche sera a cena così, sentì tutti i suoi racconti, perché comunque era un personaggio che è da Bondy che aveva vissuto molto, aveva tanto da raccontare sia della sua vita sia delle persone che aveva conosciuto e soprattutto gli piacque moltissimo la sua filosofia di vita eh, che c'è nel testo, no? perché quasi tutto quello che Sting. Eh, mette nel testo sono, sono pensieri di Quentin Crisp, tra, tra, tra cui appunto il famoso Be Yourself No Matter What They Say, cioè sii te stesso e in sostanza fregatene di cosa ne pensano gli altri. Eh, e questa è un po' una frase che a me è sempre piaciuta tantissimo e che, che aveva colpito molto anche Sting. E non era l'unica, appunto, ripeto, c'erano tante. Per poi, appunto, non è che aveva fatto solo il dandy, aveva fatto di tutto, ha fatto il modello, ha fatto il commediografo, il giornalista, lo scrittore, l'opinionista, tutto quanto. E... E quindi secondo me è una canzone veramente, veramente bella e importante. L'intera canzone è un plauso al coraggio di essere se stessi, a dispetto di tutto, alla diversità dell'individuo e al coraggio di vivere la vita da straniero in terra straniera. Sì, te stesso, non importa cosa dicono loro, cosa dicono gli altri. E. A proposito di essere se stessi, devo dire che i personaggi di 35 metri quadri in questi dieci anni di nettitudine sono, sono loro stessi fino in fondo, nel senso che non fanno niente per cambiare e anche non fanno niente per piacere al, al mondo esterno. Mi sembra di capire, no? Sì, 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 verissimo, verissimo. Ehm, soprattutto appunto tornando a Pedro, che poi insomma, come sempre nel. Eh, quando si crea un, quando crea un fumetto così come quando crea una serie televisiva, televisione è, diciamo, il personaggio più diciamo più sfaccettato e se vuoi anche più sfacciato eh? diciamo, è poi sempre quello che attira più simpatia quello che è più carico di difetti no? Perché soprattutto nel fumetto umoristico è, sono i difetti quelli che vanno evidenziati quelli che poi fanno più ridere per cui mh, lui sicuramente se stesso ma un po' tutti, poi appunto anche Edo che... Eh... Allora, sostanzialmente, poi il meccanismo, che è un meccanismo ricorrente spesso nelle narrazioni di questo tipo, nelle commedie, nelle opere teatrali, mi viene in mente Neil Simon, non so, la strana coppia, è sempre quella di mettere due caratteri diametralmente opposti a convivere in uno spazio possibilmente angusto, no? perché <ride> vengono fuori così tutte le, le differenze e si creano anche quelle frizioni tali che poi danno vita a delle a delle gag no? sostanzialmente Quindi, per cui appunto se Pedro è fatto come è fatto dall'altra parte Edo che invece è più perfettino, più regolare eccetera eccetera anche lui, comunque, è fino in fondo se stesso. Quindi, anche nel, nel, nel suo essere un po' sfigato, anche se stesso fino in fondo. Ecco, a proposito di Pedro, allora anche del suo essere cinico e di essere diretto, io ti chiederei di leggere anche un'altra vignetta, quella, pagina 25, in cui si parla di orgoglio e pregiudizio. No? Ah, e, sì, sì. <ride> sì, sì, sì. Un'altra <ride> un delle vignette da te selezionate ah, in, sì. in questa sorta questa di, allora, di almeno questa... due strisce al giorno. No, almeno più di due e eh, in cui io a questo punto posso interpretare la, lei, la voce se vogliamo, no. <ride> la questa voce... diciamo è, era un po' mi piaceva perché è un po', è un po romanticismo contro contro realismo, no? È, esatto. Che ne so, Victor Hugo contro misola, <ride> per dire, Esattamente. Due pensieri, due pensieri, due pensieri molto diversi, però è, è perché è una frase che ho spesso sentito dire da persone molto nostalgiche romantiche. No? Però quindi, se, se tu vuoi interpretare una Assolut <ride> ragazza, assolutamente sì. Anche perché io, avendo fatto Pedro all'inizio, sono costretto a. Sei costretto a fare Pedro. Certo, Orgoglio c e Pregiudizio è un romanzo bellissimo. Quanto romanticismo c'era a quel tempo! Mi sarebbe piaciuto nascere nell'Ottocento e a te? Eh, no, di certo perché? è perché a quest'ora sarei morto <ride> eh, diciamo che il tono Stefano insomma de delle risposte no? ehm, di queste freddure di Pedro diciamo sono sempre molto cioè smontano sempre l'interlocutore no sì, sì, diciamo e che lui non lo fa neanche apposta perché lui come permettimi la forzatura tu l'hai disegnato proprio così no e l'hai pensato proprio così <ride> Molto, è, è molto grezzo, non ha sfumature, per cui questa striscia era evidente che è un pensiero appunto di, di romantico, di, della bellezza del passato, della poesia di tutto, non, non, può, non può sfiorarlo minimamente. No? <ride> eh, lui vede l'aspetto pratico, cioè... E invece... <ride> Se, se andassimo diciamo facessimo un passo indietro andassimo a pagina 20 e, e parlassimo un attimo di, di Filippo Tarino no? possiamo sì. anche fare la, diciamo, leggere l'ultima vignetta di, della striscia di quella pagina lì in cui Filippo eh, che ha scritto un libro che poi è sempre sì. lo stesso diciamo, se ne scriverà un altro in cui cambia soltanto qualcosa sì. Insomma, sì. E ne scritto, diventa... credo una dozzina esattamente una dozzina in cui viene fuori Insomma la... Sì, Anche perché lui scrive, ovviamente, lui. Non, non, in qualche striscia, ho anche fatto che c'era un'altra striscia precedente a questa, un punto in cui doveva firmare, doveva firmare le, le copie del suo libro e c'erano delle code chilometriche. Sì, perché c'erano tanti fan, ma anche perché lui non, non era capace a scrivere, quindi doveva firmare con una croce, ci metteva un sacco di tempo. No, e... no ma anche per dire come, come quanto è sveglio Filippo: nel senso che lui è uno che cambia casa. Perché non sa cambiare una lampada? Perché si è fulminata una lampadina? È fulminata una la lampadina, sì. E quindi cambia. Per dire, diciamo, eh, diciamo la tocchi piano tu rispetto ai, si, ai personaggi okay. che escono da, questo, da quel mondo, che, da, da quel reality show, ma anche. L'umanità varia, insomma, che tu la tocchi sì, diciamo sempre molto, molto delicatamente, Stefano. Abbiamo, abbiamo quotidianamente esempi pratici come gente su, su cui piovono soldi in maniera indecorosa, poi riesce a sperperarli in maniera altrettanto indecorosa. Quindi venendo truffati o, <ride> o facendo acquisti improbabili. E allora e poi... Stefano, se sei d'accordo, prima della, 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 della fine della prima parte della trasmissione ti chiederei insomma, anche di interpretare questa, questa, questa striscia certo. in cui c'è Filippo che fa il firmacopie, perché si chiama così no, oggi. No? C'è certo. una prima parte in cui eh, Pedro e eh, Edo si insomma, commentano il firmacopie e poi... insomma Uh, nuovo stacco e siamo in libreria dove vedo firma. ovviamente sì, Lui, tra l'altro, è un loro amico. Quindi perché era esatto. un amico di Pedro che l'aveva conosciuto quando faceva il caso umano in televisione. <ride> <ride> allora Pedro dice: Stasera Filippo il Grande Fratello firma le copie del suo libro in una discoteca. Ma di suo quel libro non ha nemmeno il titolo. Dici che qualcuno capirà che non è opera sua. Secondo te? Faccio io la famiglia. <ride> Filippo, non vedo l'ora di leggere cosa c'è scritto nel tuo libro. Anch'io. <ride> cioè, questo è Filippo che poi diventa anche, come dire, anche un personaggio di primo, di primo piano del, del, del governo in una certa fase politica di questo paese, che si capisce molto bene. No? Sì, nel bien. senso che tu hai anche attinto come dire, agli ultimi anni della, della, politica, della politica italiana, no? anche lì. Ti sei, immagino ti sia divertito molto a, a tratteggiare se, questi personaggi diciamo. assolutamente, devi pensare che tra l'altro è stato anche uno sforzo molto relativo di fantasia perché poi portavoci esatto. al governo effettivamente è stato un partecipante <ride> del grande fratello quindi non ha anche richiesto un grande sforzo di fantasia ma sì, ma poi lui viene anche utilizzato per fare campagne governative, ecologiste, con risultati disastrosi. Ai tempi del Covid era stato invitato a fare spot su, sull'uso della mascherina. E, insomma, l'ho utilizzato molto utilizzato quando tutto. banalmente la realtà supera la fantasia, no? ah, per dire. No? E intanto allora siamo in coda alla prima parte di almeno due pagine al giorno. Spazio a leggere di Popolare Network, tra poco. Seconda parte di almeno due pagine al giorno, questa settimana siamo con il disegnatore fumettista strippettaro di razza Stefano Frassetto e stiamo eh, conversando intorno ai personaggi che affollano e vivono l'appartamento di 35 metri quadri. 2012-2022, 10 anni di inettitudine, e farei, eh, Stefano, se sei d'accordo, però un, un attimo un passaggio eh, laterale intorno alla conversazione, intorno ai personaggi eh, del, di 35 metri quadri. Perché ehm, quando eh, ti ho chiesto di partecipare, a, ad almeno due pagine al giorno, ehm, ti ho chiesto anche di, di costruire con me la scaletta, anche con eh, libri, suggerimenti lettivi non soltanto, ma anche con graphic novel, che secondo te sono, eh, è importante segnalare diciamo, al pubblico de dei lettori. Io vorrei partire da un libro che in realtà non ho letto perché non ho avuto il tempo di leggere, ma che ho ehm, messo dentro il, la, 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 come dire, la cesta dei miei preferiti da leggere ehm, neanche troppo in là nel tempo, perché il libro La Traversata di Philippe Lanson, uscito per E.O. Ehm, a gennaio del 2020, ma in realtà... Come, con il titolo originale Le Lambeau, è uscito per Edition Gallimard nel 2018, racconta di un fatto mh, di, di, di sangue eh, gravissimo che ha attraversato e che ha colpito la Francia eh, nel, il 7 gennaio del 2015, e, mh, che racconta come dire, la, vicenda, la rinascita di un, di un, di un, di un, di un grande giornalista no? dopo quello che era successo nella redazione di Charlie Hebdo. Ma uh, Steve, perché? Eh, ci segnali questo libro e eh, questa storia in particolare che è una storia davvero molto dura insomma certo sì sì allora ma, per una serie di motivi Vabbè, la prima è che ho conosciuto mh, Philippe Lanson eh, anni e anni fa conosciuto di sfuggita diciamo eh, a liberazione dove lui oltre che Charlie Hebdo eh, collaborava eh, perché era il periodo che ero su a Parigi a fare i ritratti di, tutti, di tutta, sostanzialmente tutti i giornalisti di Liberazione. Quindi lui era un redattore, si occupava di teatro, critica teatrale. E, e quindi questa era già una cosa che mi colpiva. Insomma. Eh, la seconda è perché ovviamente tutta la vicenda di Charlie Hebdo, è, mi ha, cioè come tutti, mi ha colpito molto. Eh, e quindi, questo libro qua, eh, consigliato da un'amica, eh, che mi aveva anche premesso: che però è un libro molto duro, perché è un libro faticoso da leggere. Perché ehm, al di là del, del discorso del, dell'attentato, a cui lui non, non dedica neanche tantissimo spazio in proporzione, perché c'è un, un paio di capitoli sul diciamo, il periodo antecedente all'attentato, un capitolo sul, sull'attentato, diciamo, il resto del libro, gran parte del libro e sul suo recupero, perché cosa è successo? Che lui è uno dei pochi sopravvissuti a quella, a quella strage, a quella tragica giornata, eh, ma è sopravvissuto con, con gravi ferite, perché aveva, aveva ricevuto dei proiettili nel, diciamo, nel, mascella, nella mascella, nella base inferiore del, 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 del volto, che le avevano letteralmente... Danneggiato, adesso è che non vado nel, nei particolari, però insomma l'hanno danneggiato gravemente, per cui ha subito una quantità innumerevole di operazioni. Hanno dovuto ricostruire sostanzialmente una parte del, del viso e, soprattutto, in tutta la convalescenza c'erano anche problemi pratici, anche, anche solo al nutrimento o altre cose. Il fatto di non poter parlare. E quindi c'è tutta questa faticosissima eh, che si percepisce pagina dopo pagina, veramente faticosissima. Uh, non rinascita, però, questa faticosissima eh, questo faticosissimo inseguimento di un, di un ritorno a una vita normale che però eh, anche fi, arrivando fino in fondo non, non, non torna del tutto. Ecco. Uh, è un libro interessante, molto interessante. È, è duro comunque, è duro da leggere e da, anche proprio da andare avanti pagina dopo pagina perché è comunque molto tragico come scriveva Tiberio, Tiberio Crivellaro sul manifesto a novembre del 2020 è l'attraversamento di un incubo lui trova il coraggio però, Philippe Lanson, di ritrarre la tragedia in un libro ed è una sorta di viaggio ricostruttivo della memoria no? oltre a quello del suo volto semidistrutto. Questo è un suggerimento letterario. L'altro suggerimento letterario, e colgo l'occasione, diciamo così, insomma di, 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 che tu sia qui, anche, perché tu suggerisci anche la lettura di, di un graphic novel, corregimi se sbaglio, Bartali, la scelta silenziosa di un campione di Lorena Canottiere e Giulian Voloi, uscito per Cocolino Press a gennaio del 2022. Viene fuori una... Come dire, un versante della, del, del campione, del ciclista campione, eh, che, è, come dire, se vogliamo, è, è molto più importante, diciamo, dei suoi successi sportivi. No, Stefano? Sì, eh, allora la storia è, è interessante. È una storia che. Ricordavo perché me ne parlava mio nonno quando ero piccolo ancora, eh, che era un, mio nonno era un, un bartagliano, perché <ride> parliamo, ovviamente parliamo di tifosi di Bartali e tifosi di coppi. Certo. No? Era la famosa divisione, divisione che c'era nell'immediato nell dopoguerra. Ed, ed è un libro molto molto bello. Allora, eh, tieni conto che quando parliamo di graphic novel, eh, per un autore di strisce, tra autori di strisce e autori di graphic novel c'è una non una rivalità, però eh, c'è sempre un po' una. Non so, un, sono due, due ambienti che non, non sempre vengono... a Ma infatti Stefano, io non ti voglio mettere in, in, in difficoltà, nel senso che questo è un libro no. che hai proposto tu. No, 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 <ride> ma io cioè, ti dico, e poi appunto, ed è un, però in realtà le grafiche a me piacciono molto, eh, chiaramente, certo. e, perché ci sono veramente dei, 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 dei grandissimi libri e anche dei capolavori. E questo secondo me è un bellissimo libro, perché, eh, perché innanzitutto, perché Lorena Canotera è un... È, eccezionale disegnatrice, fumettista e ha, ha, ha delle capacità di, adesso pittoriche no perché, ma di, di, di creare degli ambienti bellissimi, i colori, degli ambienti molto evocativi, ehm, delle inquadrature notevolissime, poi appunto l'uso del, del segno, del colore è veramente eccellente. E quindi appunto l'ho apprezzato tantissimo in per questo, perché comunque da, da disegnatore non, non si può prescindere da, da questo aspetto, no? e, e poi comunque per la storia, che ripeto è molto interessante, perché comunque Bartali eh, operò per tanti anni eh, per aiutare, per tanti anni, per gli anni in cui durò, eh, durarono i problemi durante il regime fascista per, per gli ebrei, per eh, portare in salvo... Il più possibile ebrei, non solo, ma lui ne ospitò anche una famiglia. E poi, eh, grazie al fatto che era conosciuto, mh, faceva anche da tramite, da vero e proprio eh, staffetta, no? quasi con, eh, con messaggi eh, da portare mh, laddove si organizzava la resistenza per riuscire a mettere in salvo queste persone. E quindi questo aspetto qua che è conosciuto, eh, ma forse non quanto meriterebbe. È eh, eh, molto, eh, molto, molto buono che sia venuto fuori in, un, in una grafica 9. Infatti, come mm -hmm. scrive l'Equipe: un profondo umanesimo e una vena di malinconia. Ecco Gino Bartali nel bellissimo romanzo grafico con le tavole sanguigne di Lorena Canottiere. Questa definizione ti piace. Sì sì, allora, perché c'è un, un bel dominante. Spesso appunto adesso ce l'ho qua sotto. C'è un bel dominante proprio del, di quel rosso. Che quando, quando si disegnava, si usavano ancora tanto le matite. Adesso ahimè, col digitale eh, la famosa matita sanguigna, no? che era quel corrispondente delle, della matita molto grassa nera. Ce la fai però... vedere questa matita sanguigna? Eh sì, vabbè, <ride> andare a cercare nel baule dei ricordi, io oramai, già tanto se ho la matita nera, guarda questo, posso farti vedere. Una matita nera che è <ride> ma per il resto, purtroppo que questa invece è la matita elettronica con cui si disegna sulla tavoletta grafica, purtroppo anche se in realtà, sulla tavoletta grafica, puoi riprodurre tranquillamente eh, il disegno della, della, della matita sanguigna, eh, perché eh, puoi rifare qualsiasi tratto tu vuoi che si ispira al, eh, diciamo, agli strumenti reali, anche se ovviamente non hai quella. Bellezza del poter passare la mano sulla carta, ma ce l'hai poggiata uno schermo che scalda pure tra l'altro. Stefano, prima del secondo passaggio musicale, dove ascolteremo la canzone più autunnale della storia, come tu dici, ma ne parleremo tra poco. Ehm, eh, leggerei ancora una, una striscia perché qui arriviamo prepotentemente ai giorni nostri. Siamo a pagina 134, siamo al 2021, si parla di Mascherine, però siamo dentro. Le stanze di un ministro e scopriamo anche che nel frattempo Filippo è diventato un consigliere, un influencer, un, insomma, eh, abbiamo, abbiamo visto una, una figura uscita dal Grande Fratello anche come dire, rivestire quel, quel ruolo all'interno di de, de, de uno dei governi eh, precedenti. E si parla di mascherine, ma se tu vuoi, sì. insomma, la seconda striscia possiamo leggerla insieme. E, sì. Se vuoi, io posso interpretare, non so, sarà il consigliere del ministero Sì, il consigliere, so. ma la premessa è che certo. era il periodo in cui, se ti ricordi, eh, era uscita proprio la notizia che il governo cercava eh, di reclutare eh, influencer, youtuber, eccetera, o personaggi da spettacolo per convincere i giovani a, a mettere le mascherine. Esattamente. Ehm, quindi, fai, fai, prego. <ride> Signor Ministro, dobbiamo convincere i giovani a portare la mascherina? Eh, potrei farlo io, ma sono una figura troppo autorevole. Dovremmo... Eh no, questo, Dovremmo chiederlo a qualche influencer che i ragazzi adorano, tipo Filippo. Lei lo conosce, signor Ministro? Certo, eravamo tutti e due concorrenti del Grande Fratello 2010. Questo la dice lunga, diciamo, no? sul fatto che uno, come dire, questi personaggi... Finiscano dentro le, 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 le stanze di, di, diciamo, istitu delle istituzioni di questo paese. Due, che, che diventi proprio un argomento quotidiano e che si, anzi, che si eh, chieda a questo genere di personaggi di come dire, spingere una categoria sociale a usare un dispositivo eh, sanitario. No? Sì, Sono sì. troppo cattivo. Invece. Vedo che alcuni influencer, come dire, cose buone ne hanno anche fatte, ne fanno. Diciamo. <ride> sì, <ride> sì, era, era un, Tra l'altro era una più che nobile campagna, eh, perché, ovviamente, era, era fondamentale indossare tutti la mascherina. Assolutamente, Quindi, sì. E eh, un po' ridere. Questa, questo ricorrere, comunque, ripeto, sempre a queste figure qua ma soprattutto al fatto che poi alcune di queste figure in realtà col tempo potessero anche diventare ministri che non era neanche un'ipotesi a quel punto da escludere che poi non si è verificata ma secondo me per un pelo però e allora siamo al secondo passaggio musicale e siamo ancora dentro pienamente dentro gli anni ottanta dei Prefab Sprout questa è Bonnie Bonnie dei Prefab Sprout, dall'album Steve McQueen, uscito per Kitchenware Records CBS a giugno del 1985. Eh, Stefano, quando mi hai eh, segnalato questa canzone, mi hai eh, scritto questo. No? Vorrei parlare di questa canzone perché è la canzone più autunnale della storia. Mm. Penso sì. ci siano delle canzoni anche molto più autunnali, però ovviamente siccome tu sei, come dire, un'eminenza grigia sulla musica degli anni Ottanta, io non mi permetterei mai, come dire, di contestare questa tua affermazione. Perché la canzone più autunnale della storia per te e perché scegli per noi, di almeno due pagine al giorno, i Prefab Sprout e poi Bonnie? Allora, partiamo dall'ultima domanda. Allora, Prefab Sprout perché in assoluto veramente uno dei gruppi migliori degli anni Ottanta e non solo, secondo me, anche che, che smentiscono anche quelle tesi in cui dicono che la musica degli anni 80 è tutta insomma è poca roba, molto semplice, eccetera. In realtà loro allora Pedi Macalun, che è il leader, è veramente un grandissimo artista, Steve McQueen è, ehm, è autunnale in tutto perché vabbè. Banalmente, perché il disco l'ho acquistato nell'autunno dell'85, <ride> ma non solo per quello. Aspetta, perché eh, loro sono originari di, della contea di Durham che è quasi ai confini con la Scozia. La copertina del disco ha proprio quel: si sono loro con questa motocicletta e questa atmosfera dietro di loro la refatta delle, della brughiera inglese. Eh, e Bony inizia addirittura con eh, come un, un riffolo di vento. Anche questo molto molto anglosassone che, che ti trasmette un po' di, di brividi da freddo e, e la canzone poi è di una bellezza incredibile. No, Avevano avuto anche un sacco di problemi però sull'utilizzo del, del titolo del disco, Steve, sì, Miss, qui sì, no? Per i America. diritti. No? Sì, negli Stati Uniti non, non l'hanno dovuto intitolare eh, Two Wills uh, Free, Two Wills Good, Two Wills Wood. Perché non potevano chiamarlo Steve McQueen? Perché gli eredi di Steve McQueen non volevano che si chiamasse così il disco e vabbè, pazienza. Insomma. Tra l'altro, <ride> mi viene in mente, prodotto da Thomas Dolby, il grandissimo Thomas Dolby, che a sua volta Dolby è un nome d'arte, non mi ricordo il suo nome è vero, e anche lui la Dolby System, insomma, che facesse, non voleva che usasse il nome Dolby come nome d'arte, quindi sono incappati in molte grane. Poi alla fine Thomas Dolby l'ha spuntata in qualche modo mentre qui fa Sprout no quindi diciamo quando ci sentiamo particolarmente autunnali dentro possiamo mettere su diciamo mettere su fa anche un po' ridere perché adesso eh, andiamo eh, su Spotify oppure su, su YouTube o su altre piattaforme mettiamo su tutto Steve McQueen Steve, tutto ho, Steve tu consigli è... tutto il disco tutto il disco quando lo sento vedo proprio le foglie gialle che volano via giù dagli alberi e, ed è, è un disco non allegro, è eh. un disco tristanzuolo però l'autunno. Ascolta, Steve, non era in scaletta, però io approfitto, come dire, anche, è anche bello poter parlare eh, di musica e non soltanto di libri. Colgo l'occasione per chiederti allora, insomma, conoscendo anche i tuoi gusti musicali legati a quel decennio, che è il decennio degli anni 80, ma in questo momento storico, diciamo, della tua vita, eh, stai ascoltando qualcosa in particolare? Stai facendo dei recuperi? Stai ascoltando cose nuove? La vedo un po' dura, però insomma, stai ascoltando qualcosa in particolare in questo periodo? Ma allora, eh, faccio il classico cammino di colui che va verso la terza età, quindi tantissima <ride> musica classica, ma quella l'ho sempre ascoltata, la musica classica tanto, ma adesso veramente tanta. Eh, di cose attuali ascolto poco, per lo più su consigli della prole, eh, o magari orecchiando qualcosa che viene ascoltato dai miei figli. Eh, me lo vado poi a cercare e devo dire che comunque c'è qualcosa nella musica italiana che non è, non è male non è male in questo periodo eh, cioè, però non, non, non ti avventuri nel fare nomi no? vedo che sei sempre molto eh, no, no, sei prudente se posso fare, cioè, mi piace non, mi piace una parola grossa forse <ride> no però apprezzo eh, ad esempio Calcutta cioè. Franco 126 mi piace eh, Car Brave eh, questo, diciamo questo che adesso loro, quello che un, un tempo si, è iniziato come trap, adesso lo chiamano indie, sostanzialmente musica abbastanza cantautorato. Scusate la parola d'anziano, eh? la parola da boomer, cantautorato, <ride> <ride> però eh, ci, sono, ci sono autori interessanti. E poi qualcosa che capita così, straforo su Spotify di recente, però anni 80 l'ascolto veramente poco oramai perché <ride> credo questa che è una, una vera sumare. novità sumare. <ride> comunque a proposito dei classici tu parli di classici anche no? eh, stai, mi dicevi anche che stai rileggendo eh, molti classici tra cui Steinbeck, sì. Hemingway, Conrad Stendhal, di contemporanei e qui condivido anche Diciamo il, la segnalazione, hai letto eh, quello che ti è piaciuto molto, che hai letto ultimamente è, di, di Jonathan Frenzen e Crossroads, uscito è. Per, è in Audi in Italia. E, mh, eh, perché questa, questo bisogno? Non so, se, non so se è un bisogno, però, insomma, di recuperare anche i classici. Ma uh, sai che c'era forse quelle magliette che giravano qualche anno fa che diceva la vita è troppo breve per bere birra cattiva no? era qualcosa del genere me... o, vino, o vino cattivo, non mi ricordo sì. e, secondo me la, la letteratura contemporanea eh, non è che eh, offra tantissimo Frenzel è un autore che mi piace tantissimo mi piaceva molto Philip Roth tra i contemporanei eh, Safran Fauer, diciamo molto gli americani mi piacciono, certo. no? Russell Banks eh, o anche Coe degli inglesi, però diciamo quando poi vai a, ovviamente a fare un paragone con la letteratura del passato e vai a rileggere determinati autori capisci che c'è un, insomma un po' di divario o forse sono io che in realtà ri, sempre sulla soglia della terza età così come torna la musica classica torno anche alla letteratura classica e, e quindi molti autori che forse non avevo apprezzato appieno quando ho letto in gioventù, eh, Steinbeck su tutti, ecco, eh, riletti adesso mi danno anche altre chiavi di lettura e anche altre, altre soddisfazioni. Ma i classici, diciamo, o quantomeno la lettura in generale, diciamo, della letteratura, eh, per te è anche fonte, diciamo, di spunti per il tuo lavoro di disegnatore? o… O sono in realtà due, due elementi completamente eh, autonomi? Insomma? No, sono abbastanza autonomi. Eh, diciamo che per le strisce i riferimenti sono quasi sempre l'attualità, certo. eh, la cronaca o comunque il costume, no? diciamo in generale, la politica, il costume. Eh, la letteratura è proprio un po' una cosa a parte, ecco, no? una cosa per soddisfazione personale, però devo dire che. Leggere libri scritti molto bene eh, aiuta anche molto poi a scrivere, ecco perché vabbè, il linguaggio della striscia deve essere sempre molto pratico e sintetico, eh, quindi non, non richiede particolari doti letterarie. Però insomma, leggere libri scritti bene può far solo bene. E, tra l'altro in coda come postfazione al tuo libro 35 metri quadri, 10 anni di inettitudine, c'è una bella intervista con Max Holla del blog Balloons e lui a un certo punto ti chiede anche eh, ti fa domande sulla tua, sulle tue tecniche di disegno no? questo minimalismo geometrico che, che insomma mh, eh, che, per come lo dici tu deriva dai tuoi studi di architettura e anche da quel senso di sicurezza che ti dà l'ortogonale e la simmetria che deriva dalla tua torinesità insomma sì sì è tutto vero è vero è vero eh, mh, sono anche andato a cercare credo di soffrire di anamorfobia anamorfobia cioè? <ride> cioè le cose che non sono simmetriche le cose che non sono ortogonali cioè, mi, mi danno un po di patimento eh, non, non ho mai amato molto la prospettiva perché eh, in realtà eh, abbia fatto architettura, anzi abbia fatto anche una tesi sulla geometria descrittiva, Quindi, però la, la prospettiva non l'avevo molto, in più mettici anche che, eh, come diceva, il più grande di tutti, cioè, facendo un paragone con la letteratura, quello che per la lettura era Shakespeare, per, per il fumetto è stato Schulz, <ride> e i Peanuts, eh, come diceva lui, di, 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 disegnare sfondi, nelle strisce particolarmente dettagliate è totalmente inutile, antico, controproducente. Quindi, eh, questa ricerca del disegno essenziale, eh, insomma, poi ti porta a questo: no? e, geomet elementi geometrici, disegni un po' iconici e, e, e molta bidimensionalità. Prima di andare ehm, a chiudere con questa conversazione che per me potrebbe durare diciamo, all'infinito ma questo purtroppo non è possibile ehm, e prima di citare ancora un paio di, 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 di strisce o quantomeno i contenuti di un paio di strisce che sono una sorta di bonus track rispetto a, a 35 metri quadri, non sono dentro eh, il, um, il libro di Stefano Frassetto ma Stefano insomma, ha voluto segnalarci in ogni caso perché hanno una Molto forte alla, alla quotidianità. Um, vogliamo citare anche due altri autori o due altri disegnatori che, um, che sono, diciamo, dentro una sorta di Olimpo tuo personale: nel senso che stiamo sì. parlando di, di Manu Larsen e, soprattutto, in particolare con un libro che è lo scontro quotidiano Le, Com Le Combat Ordinaire, che Coconino Press ha ripubblicato in Italia anche un paio d'anni fa e quello che invece ho scoperto anche grazie ai tuoi suggerimenti di qualche anno fa ehm, che ehm, stiamo parlando di Riaz Atuf. io poi tra l'altro ho soltanto i primi due volumi dell'arabo del futuro che raccontano insomma la sua, la sua, mh, la sua vita e soprattutto fino all'adolescenza no? insomma eh, perché eh, se, se possiamo dirlo in poche battute Stefano perché ehm, Sarebbe cosa buona e giusta oggi leggere l'Arsenè. Questo Comba Ordinaire, che è un libro molto diciamo eh, che, che ti macera dentro, insomma, ti lavora sì. dentro e perché anche riazza Tuff. Che, tra l'altro, come, come dettagli del disegno, insomma, se vogliamo, ricordano anche un po' la linearità del tuo tratto. Adesso avrò detto una, una, una boiata, <ride> però, insomma, No no no, no fallo dire a me che non capisco niente di fumetti, <ride> Stefano. <ride> no, no, ma allora cercherò di essere rapido. Allora, Manuel Sné. Arsne... Guarda, questo qua che citavi tu, il Combat Ordinaire, eh, è autobiografico ed è soprattutto su, sul suo rapporto col padre, operaio dei cantieri del, del nord della Francia. Eh, un disegno bellissimo, eh, molto particolare, molto personale è una storia che si sviluppa in molti volumi che vale veramente la pena leggere sempre di Lars Ney anche questo qua che è la rottura alla terra che invece è fatto solo come disegnatore eh, I testi sono di Gianni Ferri ed è molto carino. È lui che si trasferisce con la, la fidanzata a vivere in campagna e quindi entra a contatto. Lui crea dalla città con questa realtà eh, bucolica, difficile ma anche divertente spesso della vita di campagna. E questo, però a differenza dell'altro, è fatto a formato strisce, praticamente, anche se non sono strisce orizzontali, ma sono su due, su due righe. Eh, e sono veramente. Eh, e lui è veramente un autore che vale la pena leggere. Riass Satouf, invece, questo qua eh, questo è l'ultimo uscito del quinto, e eh, non è l'ultimo: Arab di Future. Eh, anche lui ha un disegno essenziale, ma molto bello, è una colorazione molto particolare eh, per cui lui usa quasi sempre due, al massimo tre colori. Eh, e lui è di origine siriana e racconta del del suo andare e venire sostanzialmente nella sua infanzia e adolescenza dalla Siria, perché quei genitori prima stavano un po' in Siria, poi andavano in Francia perché la madre era francese e il padre siriano, poi ehm, varie vicissitudini che non dico se non spoiler: eh, lo riportano in Siria e poi lo riportano in Francia ed è anche questo, veramente sono veramente libri molto, molto belli. Eh, anche questo autobiografico, ma con anche una poesia, una. Una, una, anche un'ironia eh, anche, anche divertente che non bisogna assolutamente lasciarsi scappare l'infanzia e l'adolescenza il rapporto conflittuale con il padre le differenze culturali tra oriente e occidente ehm, la sua adolescenza diciamo che diventa molto un elemento di grande conflitto ancora con il padre e la rottura definitiva con eh, le posizioni razziste e negazioniste di suo padre nel quarto volume eh, tra l'altro eh, è notizia che è uscito da, da qualche giorno anche il sesto e ultimo uh, tomo dell'arabo del, del futuro il 24 novembre 2022 grazie Stefano per questi suggerimenti siamo quasi eh, in chiusura ma ti chiederei insomma questa, queste bonus track le ultime due sono, sì. mh, parlano di cambiamenti climatici parlano di ah. di di come dire, di proteste nei musei no e, sì. e... E chi mandano allora. a protestare Filippo. No? Sì, sì, e, allora, la persona più diciamo deputata a fare questa, questa certo. protesta per il, per, per il clima, insomma. Allora, tieni conto che beh, sono strisce uscite una un paio di mesi fa e una tipo qualche settimana fa, perché ovviamente queste strisce sono quotidiane. Perché sono certo. su questo giornale quotidiano, quindi sono sempre molto legate all'attualità. Dunque la prima mi era, era stata ispirata, si sviluppa in realtà in 6 o 7 strisce, questa è una di quelle, mi eh, era stata ispirata a un fatto reale di cronaca in cui dei, un noto influencer eh, aveva deciso di, di andare su un ghiacciaio a, a fare un aperitivo, no? eh, tra l'altro, appunto, Filippo arriva da problemi già con, con il movimento ecologista perché ne ha fatte altre, vabbè, comunque, che sono so a dirvi. Ehm, allora, quindi, il suo agente, Peppe Sola, è lì che gli parla al telefono: gli dice, Fammi capire che diavolo ci vai a fare su di un ghiacciaio. E Filippo dice, Un aperitivo. Ehm, poi dice, Volevo un martini on the rocks, ma il mio freezer è rotto. Ehm, e poi allora, Peppe Sola gli dice, Credo che gli ambientalisti non la prenderanno bene. E lui dice: Perché non lo uso tutto? Prendo solo un paio di cubetti. <ride> <ride> era, non, non aveva neanche capito bene il problema. Eh, e l'altro, invece, come dicevi tu, è sul, su questa protesta in cui vengono presi di mira i quadri. Uh, per cui adesso tra l'altro leggevo che metteranno quindi dei pannelli in plexiglass davanti per non fare rovinare aumentando il costo del biglietto per, <ride> per chi va a vedere le mostre quindi direi che la protesta ha uno scopo, l'ha ottenuto <ride> quello di far pagare di più il biglietto d'ingresso Allora, ehm, sempre Peppe che parla con Edo e eh, dice ho mandato Filippo al museo di arte moderna a gettare vernice su qualche quadro famoso eh, è una protesta ecologista? No, nah, è solo per recuperare un po' di visibilità. Ah, aspetta è lui, suona il telefono, ring ring. Filippo l'hai fatto? Uh, no, mi sa che qualcuno mi ha preceduto eh, perché si trova davanti a un quadro di Jackson Pollock. <ride> Questo è già un po', un po', un po più particolare. Ecco. No, no, però la, la, la dice, la racconta perfettamente anche su, su, diciamo, su quel neurone che gira nella testa sì. di, di, di Filippo Tarino. Questa... Sì. C'è quella, quella successiva che adesso non ho qua, perché non ho salato, dove poi dice: Vabbè, riprova, vai a fare, fare qualcos'altro. Rovina sti quadri. Fai delle cose va nella sala delle tele di Lucio Fontana e dice anche qua mi hanno preceduto. <ride> Insomma, oltre a fare beh, tra l'altro un elemento, e poi chiudiamo davvero. Un altro elemento eh, molto interessante che nelle ultime strisce eh, del 2021, dei dieci anni di nettitudine di 35 metri quadri, c'è eh, tutta una serie di corsi universitari, corso di Twitter 1. Corso di influencer, sì. no? corso di selfie, eh, di una sì. università, diciamo dei social network che non mi sembra neanche anche qui troppo lontana dalla realtà. Lontano. La, la, anche lì mi ha respirato al fatto che avevo letto che nasceva la scuola per influencer, quindi. Uh... Da lì il passo è breve a fare proprio l'università per influencer la scuola per influencer. Che è una realtà, diciamo, no? in realtà la, la notizia l'ho letta. Poi non so se era una fake, ma non credo. Non credo. Che meraviglia! Ah. Università Peppe Sola. Corso di laurea per influencer, iscrizioni a partire da 45.000 euro ovviamente. Sì, perché, sì, se vuoi aver successo, come... devi, anche, devi anche pagare. C'è cioè questa, arvato, questa sì. striscia bellissima, mi permetto di leggerla io. Dividiamo il conto con Filippo, tranquillo, sono un influencer, qui non mi fanno pagare. Poi, davanti ad, una, ad un bolide, che bolide, ma quanto ti è costato? Sono un influencer, me l'hanno regalata. Anche questi bellissimi jeans di marca, certo. Diventa anche tu influencer e vivrai gratis. E questo è lo spot per l'Università Peppe Sant'Anna. Questi sono proprio gli spot: se corso si di, gli spot. di laurea per influencer. Questo è moltissimo altro a raccontare gli umori e, e come dire, l'umanità varia del tempo che viviamo. Dentro 35 metri quadri, 2012-2022, 10 anni di inettitudine di Stefano. Frassetto. Allora, Stefano, siamo in coda. Purtroppo il tempo è volato, come sempre, eh, quando ci si diverte, insomma, il tempo vola via. Io ti ringrazio molto per essere stato con noi ad almeno due pagine al giorno. Come dico sempre, spero sia stato un buon tempo anche per te. Grazie ancora e buon lavoro, Stefano. Grazie a voi, è stato veramente un piacere ritrovarci anche. E... Alla prossima se ci sarà occasione, grazie a tutti. Assolutamente, grazie Stefano e buon proseguimento. Intanto grazie. prima di chiudere la puntata, spazio ad almeno tre libri alla settimana, rubrica di consigli librari curati per noi da Manuela Battista e Filippo Cisciani della libreria di Binaria Centro Commensale. Ciao Francesco e un saluto ai videoascoltatori di Radio Bequit. Anche oggi vi segnaliamo tre libri, oggi parleremo di... Madri, non madri, padri, figlie e sorelle. Iniziamo con due libri che abbiamo presentato recentemente a Binaria. Il primo è quello di Gianrico e Giorgia Carofiglio, L'ora del caffè, edito da Inaudi Stile Libero. Il libro affronta attraverso dei, brevi, dei veri e propri brevi saggi alcuni temi importanti della nostra contemporaneità. Con un come dire, linguaggio e un modo di conversare molto garbato, ma anche sostenuto da tanti eh, contenuti, per provare una sintesi appunto tra quelle che eh, nel sottotitolo eh, i caro figlio eh, chiamano generazioni incompatibili. Il secondo libro, invece. Il secondo libro è di Mondadori Strade Blu, è appena uscito e anche questo è stato appena presentato a binaria. Lo ha curato Simonetta Shandivashi e si chiama I figli che non voglio. Eh, è il risultato di un dibattito che è nato sulle pagine della stampa eh, a inizio anno. Simonetta scrive un testo che intitola proprio così I figli che non voglio e argomenta il fatto che non vuole figli e sì, può averne, ma questo non fa di lei un egoista e non fa di lei neanche la portabandiera di quello che vuole essere una crociata su chi voglia avere figli e chi invece ne faccia ragione di vita. Nasce una fitta corrispondenza con molti giornalisti, scrittori, attori e persone comuni che attraverso il giornale, attraverso la stampa raccontano il proprio punto di vista. Eh, il risultato è così sorprendente, corale e accorato che eh, si decide di farne una pubblicazione. Raccoglie circa una trentina di interventi, eh, tra cui eh, quello di Viola Ardone, eh, Elena Stancanelli, eh, ma anche Alec Trenta che abbiamo conosciuto e eh, ospitato anche qui a Binaria, di cui eh, vi invitiamo a guardare la bibliografia, è un fumettista con una storia molto interessante. E quindi eh, il dibattito deve proseguire, lo ha fatto prima sulle pagine della stampa e poi in una pubblicazione ricca, sentita e veramente eh, a tutto tondo e che abbraccia molte posizioni, quelle di madri, quelle di non madri, quelle di padri e quelle di non padri. Esatto, quindi due libri che eh, affrontano temi importanti del contemporaneo appunto e lo fanno anche... Eh, citando molti altri libri e in particolare, il, il, volevamo segnalarvi il terzo libro che appunto proprio ehm, Gianrico e Giorgia Carofiglio citano in uno di questi brevi saggi, in particolare quello dedicato alle differenze di genere, ed è il libro eh, di Audrey Lord, sorella outsider, scritti politici, edito da Meltemi. Questo è un libro edito da Meltemi, questa collana a cui siamo molto affezionati, una collana che si chiama Culture Radicali, diretta da un collettivo che si chiama Gruppo Ippolita e per intenderci la stessa collana in cui è stato pubblicato recentemente in comunità di Belux che avevamo segnalato qualche tempo fa. E Audrey Lord, per chi non la conoscesse, è una poetessa nera, una militante eh, per i diritti civili, una, eh, ho detto appunto una poetessa e, e questo libro raccoglie alcuni, alcuni degli scritti più significativi ed è un'ottima introduzione per eh, conoscere appunto questa quest autrice. Mm? Bene. E direi che quindi anche per oggi vi salutiamo un saluto a tutti ciao. ciao e siamo giunti al termine della puntata numero 9 della prima stagione di almeno due pagine al giorno vi ricordo che questa puntata andrà in replica domani domenica 4 dicembre a mezzogiorno e il podcast audio e video sarà disponibile sul sito rbe.it da lunedì Grazie a Matteo Crespo per l'assistenza in regia e a Michele Comba per la regia video. Noi ci ritroviamo qui sabato prossimo, 10 dicembre 2022, sempre alle 17 per la puntata numero 10 di almeno due pagine al giorno. E ricordate, c'è sempre una buona storia da raccontare perché c'è sempre qualcuno disposto ad ascoltarla. Ciao a tutti.